Ciao ragazzi, sono Coach D da FitFam e oggi parliamo di programmazione. Dato che riceviamo spesso messaggi che ci chiedono come programmiamo, come strutturiamo i programmi per i nostri clienti fitness e i nostri atleti, ho pensato di fare un video dove illustriamo quello che è appunto i nostri principi, quelli che stanno alla base della programmazione. Ora, come al solito, dovete tenere presente che questo è ciò che caratterizza la maggior parte dei nostri programmi, soprattutto dei lavori in piccoli gruppi e in gruppi più grandi. Qualora lavorassimo personal training o con dei lavori più individualizzati, a quel punto la programmazione potrebbe subire delle modifiche. Però appunto, questo è per darvi una linea generale, per farvi capire i principi. Dopodiché ognuno può prendere questi principi e applicarli al proprio contesto lavorativo, alla propria situazione. Sostanzialmente ho ipotizzato tre fasi di lavoro. Solitamente una fase per noi dura dalle 3 alle 4 settimane, tre fasi con gli atleti, quattro fasi con i clienti fitness, e ho diviso le fasi in fasi caratterizzate da accumulo e fasi caratterizzate da intensificazione. Accumulo cosa vuol dire? Accumulo vuol dire un volume un pochettino più alto e un'intensità leggermente più bassa. Quindi solitamente nella prima fase appunto vogliamo lavorare con delle ripetizioni che sono un po' più alte, dove ci concentriamo sull'insegnare i movimenti ai nostri atleti o ai nostri clienti fitness con due o tre serie. Quindi qualora lavorassimo con delle persone che sono particolarmente decondizionate, due serie sono sufficienti all'inizio per dare uno stimolo allenante e far sì poi che il giorno dopo non siano completamente appunto distrutte dall'allenamento. La fase 2 diventa poi una fase di intensificazione, qui dove appunto, come dice la parola stessa, l'intensità sale, le ripetizioni diminuiscono, quindi andiamo a un range di ripetizioni tra le 3 e le 6, dove solitamente con gli atleti appunto arriviamo fino a fare 3 ripetizioni, mentre invece con i clienti fitness, soprattutto all'interno dei lavori di gruppo, non scendiamo mai sotto le 6 ripetizioni. Questo è un discorso di rischio-beneficio dato dal carico dell'esercizio. Quindi 6 ripetizioni ci consente comunque di aumentare leggermente il carico, ma di far sì che non diventi un carico così alto da eventualmente darci la preoccupazione che una ripetizione fatta male possa creare appunto un infortunio a una delle persone che sta allenando da noi. Qui le serie possono diventare, possono aumentare un pochettino, quindi possiamo arrivare fino a 4 serie, eventualmente anche 5 serie con qualche atleta che è un pochettino più esperto. Dopodiché abbiamo la fase 3 diventa un'altra fase di accumulo, e qui l'accumulo dipende un po' dall'obiettivo che ha l'atleta o del gruppo che stiamo allenando. E cosa vuol dire? Per un cliente fitness possiamo tornare a fare 8-12 ripetizioni, soprattutto se pensiamo ai clienti che si allenano con noi per tutto l'anno e dobbiamo programmare appunto per un periodo più lungo, possiamo anche ripetere questo ciclo 2-3 volte prima di andare a introdurre qualche tecnica di allenamento diversa o un pochettino più avanzata. Oppure se abbiamo per esempio un atleta, come nel nostro caso nel programma off season di quest'estate, la terza fase, il volume aggiuntivo delle ripetizioni può essere dato da un complex o da un contrast training, quindi dove non faccio per forza 8 ripetizioni di fila dello stesso esercizio, ma magari il volume arriva da 4 ripetizioni di trap bar più 4 salti, o 3 ripetizioni di split squat più 3 ripetizioni di step up jump. Quindi è un volume per serie maggiore, ma è dato da due movimenti o due esercizi che non sono necessariamente gli stessi, quindi sono simili ma non è necessariamente lo stesso. Può essere per un cliente fitness che ricerca l'ipertrofia, magari utilizzare qualche tecnica di super serie, qualche tecnica di respose, qualche tecnica di stripping, quindi qualche tecnica che comporti un volume maggiore per serie. Questo è un pochettino come lo organizziamo, ripeto, è generale, ma l'obiettivo è che voi possiate comprendere i principi, farli vostri e poi applicarli rispetto a quello che è il vostro contesto. Spero che il video sia stato utile. Se avete qualunque altra domanda, fatecelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, Coach T.